oggi vi parlo di una saga che per me è stata l'infanzia. Benvenuti nel primo appuntamento di Cartoon Joe del mese di ottobre. Come state? Spero tutto bene. Come dicevo, oggi vi parlerò di una saga Pixar, e già avrete intuito di cosa sto parlando, che ha segnato letteralmente tutta la mia infanzia e anche la mia vita in generale, per i profondi significati che questa saga porta dietro di sé. E sto parlando ovviamente della saga di Toy Story, composta da quattro film di cui andremo a parlare nel dettaglio per quanto riguarda la trama e le tematiche. Toy Story, si sa, è una saga davvero famosissima e immagino che tutti la conosciate per quello che è, quindi la storia di questi giocattoli che hanno una vita propria e fanno sì che la loro vita propria vada ad influenzare in un certo senso la vita dei loro bambini. Cosa assolutamente vera, per quanti i giocattoli non prendano effettivamente vita, ma questo non lo sappiamo ancora, non ci sono prove per dire che non prendano vita mentre noi non ci siamo. Sicuramente è una cosa che influenza molto i bambini, l'attaccamento al giocattolo, e in questa saga noi andiamo a vedere questa grandissima tematica, che è appunto l'attaccamento al giocattolo, in generale tutto l'iter che si nasconde dietro un giocattolo, iter di vari tipi. Protagonisti di questa saga sono ovviamente i memorabili personaggi di Woody e Buzz, insieme ad altri personaggi minori che però sono rimasti nella nostra memoria fino ad adesso sicuramente, e che rimarranno a lungo sicuramente nella memoria di tutti i bambini. Il primo film è appunto Toy Story, il mondo dei giocattoli, uscito nel lontanissimo 1995 su regia di John Lasseter. La prima storia che vede protagonista il nostro Woody, questo cowboy di pezza, che è il giocattolo favorito dal suo bambino Andy. Nella vita di Woody, il giorno del compleanno di Andy, entra a far parte anche Buzz Lightyear, che nel momento in cui è il compleanno di Andy è il giocattolo più venduto e più famoso di tutti. E per un certo periodo soppianta, diciamo, il ruolo di Woody come giocattolo preferito, perché ovviamente Andy vuole giocare solo con Buzz e questo crea a Woody una fortissima crisi di identità, che poi però riuscirà a risolvere facendo appunto amicizia con Buzz. Che grandi che ci sono dietro a questo cartone animato, per quanto riguarda il mondo dei giocattoli, sono appunto sicuramente la tematica del giocattolo preferito, quindi il fatto che un bambino abbia un attaccamento molto più forte con un determinato giocattolo rispetto che a tutti gli altri, non che non giochi con gli altri giocattoli, ma che sicuramente ha un legame molto più forte con un giocattolo in particolare per diversi motivi. Woody in questo caso è il giocattolo preferito di Andy perché appunto è stato, in un certo senso, per quello che sappiamo, il suo primo giocattolo, e l'ha accompagnato in tutti i suoi primi passi della vita e in generale nelle fasi più importanti della sua vita. Quindi il tema del giocattolo preferito, diciamo che è appunto una tematica molto molto grande all'interno di questo film. Così come il fatto che questo giocattolo preferito non sia necessariamente poi il giocattolo preferito unicamente preferito per sempre, ma che possa essere condivisa questa preferenza con altri giocattoli appunto a seconda del periodo della crescita del bambino. A questo punto si introduce la tematica della moda, quindi quei giocattoli che vengono acquistati non perché particolarmente apprezzati in generale, ma perché ce li hanno tutti. In questo cartone non si percepisce tanto il fatto che Buzz Lightyear venga acquistato da tutti gli amici di Andy e quindi Andy sia influenzato in un certo senso da questa cosa, ma si percepisce che nel momento del compleanno di Andy è il giocattolo più richiesto e più desiderato da tutti i bambini. Entriamo un po' nel discorso della moda del giocattolo. Quante volte ci ritroviamo tartassati della pubblicità di un determinato giocattolo, di un determinato prodotto, e siamo molto portati ad acquistarlo per poter essere appunto uguali a tutti gli altri. Questa è una tematica forse un po' superficiale, ma non proprio scontata, secondo me. C'è anche il discorso della paura di perdersi, che viene affrontato principalmente da Woody, in quanto Woody vive per Andy, vive praticamente per il suo bambino, ma viene perso, si perde, perché per una serie di motivi la famiglia di Andy sta traslocando e durante la preparazione del trasloco si perde Woody nel tragitto per arrivare al famoso Pizza Planet. Cade nel panico perché è un giocattolo perso, è un giocattolo senza famiglia, senza casa, e nessuno gli assicura che il bambino andrà a cercarlo poi in un momento successivo. E quindi c'è questa paura di perdersi che molte volte si riflette appunto nel bambino, o meglio, il bambino riflette
nel suo giocattolo. La paura di perdere il giocattolo è il riflesso della paura di perdere se stessi per quanto riguarda il bambino, di perdersi e di non trovare più i genitori. E il giocattolo ha la stessa paura. Mi piace molto come messaggio perché appunto in una maniera molto delicata si va ad affrontare un tema che è molto utile soprattutto ai genitori. In ultimo, in questo film, e poi chiudiamo, andiamo con il secondo, il tema più grande è sicuramente l'amicizia, non solo l'amicizia che lega il giocattolo al bambino di cui ho già parlato, ma anche l'amicizia che lega giocattolo e giocattolo. Infatti in questo cartone si vede come i giocattoli, dandosi man forte e instaurando una forte amicizia tra di loro, riescono a superare anche le più grandi difficoltà. Nel 1999 esce il secondo film di questa saga, ovvero Toy Story 2 Woody e Buzz alla riscossa, sempre con regia di John Lasseter. In questo secondo film rivediamo i nostri protagonisti alle prese, però con una situazione molto differente. Woody si rompe per un incidente molto banale e viene messo sulla temutissima mensola in alto, ma non si perde d'animo, rimane comunque a capo, diciamo, di questa gang di giocattoli di Andy, e in un momento in cui Andy non c'è, purtroppo finisce nel mercatino che la madre di Andy organizza per liberarsi, diciamo, delle cose inutili, nel quale è finito anche Wheezy, che è un ex giocattolo di Andy, classico pupazzo col fischietto, che ha il fischietto rotto e che viene messo in vendita al mercatino. Woody lo vuole salvare, ma nel tentativo di salvarlo viene rapito letteralmente da un collezionista, perché appunto Woody è un giocattolo d'epoca che è stato molto famoso, e Woody fa questa scoperta nel momento in cui si ritrova a casa di questo collezionista, che fa in modo di ripararlo, di rimetterlo a nuovo, e lo mette insieme agli altri pezzi della collezione, che sono Jesse, Bullseye e... com'è che si chiama? È un vecchio trovatore d'oro, perdonatemi ma non mi ricordo il nome. Ovviamente la gang di giocattoli fa di tutto per ritrovarlo, finisce nel negozio di questo collezionista, che è appunto un negozio di giocattoli, e fanno la conoscenza della famosa Barbie. Buzz viene a scoprire dell'esistenza di mille altri Buzz che hanno il suo problema che aveva all'inizio del primo film, di crisi di identità, nel quale era convinto di essere veramente un supereroe e non solamente il giocattolo del supereroe Buzz Lightyear. Una serie di avventure portano Woody a salvare non solo se stesso dal collezionista che vuole portarli in una mostra di giocattoli d'epoca, e ritornano finalmente a casa da Andy, che li riaccoglie a braccia aperte. In questo cartone ci sono delle tematiche che a me stanno molto a cuore, che mi sono piaciute molto, prima tra tutti il tema dell'abbandono, che è appunto un po' come il discorso del tema del perdersi, una proiezione. Si vede la storia di Jesse, che è appunto un giocattolo abbandonato, un giocattolo che era il preferito di una bambina. Questa ragazzina, crescendo, non aveva più interesse a giocare con Jesse, di conseguenza l'abbandona per strada e fortunatamente poi viene salvata, diciamo, dal collezionista. Storia diametralmente diversa da quella di Woody, che si perde per l'ennesima volta, della serie Siamo recidivi. Appunto la storia dell'abbandono di Jesse ci apre gli occhi sulla situazione del giocattolo abbandonato, come se il giocattolo stesso avesse dei sentimenti. E qua entriamo in un discorso molto più grande, sia della proiezione per quanto riguarda l'abbandono, quindi la paura del bambino di essere abbandonato, ma soprattutto lo scrupolo che il bambino si deve fare nel momento in cui affronta questa tematica per quanto riguarda l'abbandono di giocattoli, o peggio di cuccioli, perché alla fine il giocattolo è una sorta di cucciolo inanimato di ogni bambino. Poi c'è la tematica del collezionismo, qua non mi soffermerò più di tanto perché è fine a se stessa, però c'è anche il discorso che il giocattolo non è solo fine a se stesso, ma più passa il tempo e più diventa un giocattolo da collezione, quindi assume un valore molto più grande del semplice giocattolo, anche se qua potremmo usare il termine due pesi due misure per quanto riguarda il valore economico di un giocattolo e il valore affettivo. Infine, un altro tema molto grande di questo film è ciò che è rotto si aggiusta, quindi la tematica del consumismo, del fatto che non è che perché un giocattolo si è rotto lo devo buttare o rivendere, anzi si può riparare e può vivere ancora a lungo. È una lezione importantissima per i bambini, soprattutto i bambini di oggi, che purtroppo nella storia, in questo momento storico, sono portati al fortissimo consumismo e sono accontentati in tutto e per tutto nei loro vizi e capricci, ecco. Nel 2010, su regia di Lee Unrich, esce Toy Story 3 La Grande Fuga, che affronta delle tematiche ancora più moderne e importanti, e tra l'altro questo di tutta la saga
è il mio capitolo preferito. Vediamo sempre la nostra gang di giocattoli, capitanati da Woody e Buzz, che si trovano alle prese con la partenza di Andy per il college, perché nel frattempo Andy ovviamente è cresciuto, ha raggiunto l'età di 17 anni e tra l'altro, fun fact, io ho la stessa età di Andy, ve l'ho già detto in qualche altro video. Parte per il college e appunto deve, prima di partire, deve fare pulizia della camera e decidere cosa tenere e cosa no. Mentre Woody ottiene un posto d'onore insieme a Andy, perché Andy decide di portarselo dietro al college, un po' come se fosse una specie di portafortuna, gli altri giocattoli finiscono in un sacco della spazzatura che dovrebbe essere portato in soffitta. Il problema qual è? Che finiti nel sacco della spazzatura temono di essere buttati e di conseguenza scappano e si infilano invece nello scatolone destinato all'asilo Sunny Side. Arrivano in questo asilo che viene presentato da Lozzo, che è questo orso abbraccia tutti, questo orso gigantesco dall'aria buonissima, come il paradiso in terra, invece finiscono nella sala dei bambini super piccoli che li maltrattano e non gli rendono giustizia in un certo senso, e si scopre che alla fine Lozzo è a capo di una specie di gang, una specie di boss, nel quale i giocattoli favoriti finiscono con i bambini grandi che li trattano bene, che sanno come giocare con loro, mentre i nuovi arrivati, o comunque diciamo quelli che non devono mettere i bastoni tra le ruote, finiscono con i bambini piccoli e quindi di conseguenza finiscono rotti, maltrattati, colorati, via dicendo, cosa che non si può accusare i bambini, perché i bambini sono bambini e ogni età ha il suo giocattolo. Attraverso questo asilo conoscono Bonnie, che diventerà poi alla fine del film la nuova padrona di questi giocattoli, che vengono salvati appunto da questa bimba. Woody, da che doveva partire per il college con Andy, prende tempo e va a salvare i suoi amici. Questo lo porterà in avventure rocambolesche insieme a loro. C'è questa scena bellissima in questo cartone che è il finale, spero di non fare spoiler perché comunque parliamo di 10 anni fa, dove Andy dona appunto i suoi giocattoli, grazie a un sotterfugio di Woody che è intelligentissimo, a Bonnie, questa bimba piccola ma che comunque capisce qual è il valore dei suoi giocattoli. Nel momento in cui sta per dare Woody, Andy è reticente al donarglielo perché comunque è il giocattolo che ha accompagnato tutta la sua vita, e a un certo punto lo lascia andare per iniziare la sua vita adulta, e questa è una cosa molto molto bella. Beh, le tematiche sono lampanti in questo cartone. Prima di tutto abbiamo il maltrattamento del giocattolo, che come dicevo prima non è da accusare tanto ai bambini, perché ripeto, per ogni bambino c'è il suo giocattolo di appartenenza per quanto riguarda l'età, la formazione, ma quanto invece i genitori e insegnanti dovrebbero stare attenti a con che giocattoli gioca ogni bambino, perché altrimenti il giocattolo viene maltrattato, ma soprattutto il bambino rischia di farsi del male. Poi abbiamo il tema del donare a chi ne ha bisogno, quindi il discorso di Andy che dona tutti i suoi giocattoli che l'hanno accompagnato nei giochi della sua infanzia ad una bambina che ne ha più bisogno di lui. Ogni bambino ha sicuramente bisogno della sua troupe di giocattoli per sentirsi a suo agio con se stesso nel momento in cui gioca, soprattutto se è un figlio unico, se vive in solitudine nel suo piccolo mondo, ha bisogno dei giocattoli per ricreare appunto questo suo piccolo mondo. E il discorso qual è? Che Andy a 17 anni non ha più bisogno del conforto di questi giocattoli, perché oramai il suo mondo se l'è creato fuori dalla sua cameretta. Invece Bonnie ha bisogno ancora di questa formazione, e quindi c'è questo discorso del passare il testimone da grande che sei a qualcuno che è più piccolo di te, che sicuramente avrà bisogno dei tuoi ex amici, o amici che comunque rimarranno per sempre, perché nella memoria rimane sempre tutto. C'è sicuramente il discorso della crescita che è legato a questo discorso, e quindi non mi soffermerò oltre, direi che ne ho parlato già abbastanza. Infine c'è il discorso di famiglia, non solo la famiglia dei giocattoli, che appunto sono legati da una forte amicizia al punto da essere parenti in un certo senso, sono tutti cresciuti insieme, quindi c'è il discorso di famiglia, ed è il motivo per cui Woody, nonostante sia stato privilegiato in un certo senso, prima mette come priorità il fatto di andare a salvare i suoi amici. C'è anche il discorso di famiglia che lega bambino e giocattoli appunto, e quindi tutto molto emotivo, tutto è un viaggio attraverso le emozioni che un giocattolo ti può regalare, e penso che sia quello a cui sono più legata di tutta la saga. Infine, nel 2019 esce Toy Story 4 su regia di John Cooley, è l'ultimo capitolo di questa saga, e all'interno ci sono delle sottotrame molto 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 interessanti.
interessanti. Vediamo dei giocattoli nuovi, ma soprattutto vediamo un iter differente per quanto riguarda i giocattoli in sé. Prima di iniziare la scuola, Bonnie va in vacanza con la sua famiglia. Bonnie si porta dietro tutti i suoi giocattoli, tra cui un giocattolo nuovo che è Forky, che è semplicemente l'assemblamento di pezzi di spazzatura che Bonnie ha costruito per farsi compagnia durante i primi giorni dell'asilo. E si lega tantissimo a Forky, ma Forky non ne vuole sapere di essere considerato un giocattolo perché non sa che cosa sia un giocattolo e si considera come spazzatura, che in effetti è quello che è. Woody fa di tutto per far sì che Forky entri nell'ottica di essere il giocattolo preferito di Bonnie e quindi di avere una grossa responsabilità nei confronti della bambina. In tutto ciò è anche l'unico scopo di Woody, perché salutato Andy, lui non ha più un bambino di appartenenza. Bonnie preferisce giocare con altre cose. Il suo scopo diventa quello di fare da babysitter a Forky, anzi da toy sitter. Ovviamente succedono cose di vario tipo e l'antagonista di questo film è Gabby, non so, una bambola antica che si trova in un negozio, appunto in questo Luna Park, di antichità, di oggetti d'antiquariato, che è rotta, le manca la cassettina vocale. Il suo sogno è quello di avere una seconda chance, che lei è stata fabbricata con un difetto di fabbricazione, non è che si è rotta per l'utilizzo, e quindi vuole una seconda chance per poter essere adottata da una bambina che lei ha già puntato da tempo. Insegue Woody perché vede che invece la cassettina vocale di Woody funziona alla perfezione. Alla fine la sua seconda chance ce l'ha e riesce a sfruttarla, capendo anche che non è il bambino che ti sceglie, ma spesso è il giocattolo che arriva nel momento in cui il bambino ne ha più bisogno. Ci sono tante tematiche, ritroviamo anche il personaggio di Bo Peep, che è un personaggio che avevamo abbandonato nel secondo film. Woody è sempre stato molto molto legato a Bo Peep e hanno una storia molto molto simile. Infatti quando si ritrovano il primo impatto è quello di emozionarsi tantissimo entrambi. Bo Peep ha sfruttato il suo passaggio di proprietà in maniera molto sportiva, ecco, dopo aver sofferto per anni all'interno del famoso negozio di antiquariato, finalmente scappa e decide di rifarsi una vita in quanto giocattolo smarrito. Giocattoli smarriti che però sono felici di essere smarriti perché non hanno padroni, hanno ogni giorno padroni differenti, sono assolutamente autonomi e vivono la loro vita alla giornata, non hanno nessun padrone a cui rendere conto, ma ne hanno tanti che possono fare felice ogni giorno diversamente. Certo, c'è sempre questo dubbio di fondo che Woody ha instillato in sé, che ogni giocattolo ha il suo bambino, ma Bo Peep gli fa capire che non è che se tu hai avuto un bambino per tutta la vita poi non ne potrai avere altri, ma soprattutto che in realtà alla fine il tuo bambino è quello e che difficilmente succederà di trovarne un altro, un po' come il discorso dell'anima gemella nelle relazioni. Ci sono tantissime sottotrame e tra queste tematiche molto grandi, prima di andare a chiudere la saga, che non si sa effettivamente poi se sia chiusa perché anche il Toy Story 4 ha avuto molto molto successo, sono la seconda occasione, che è un discorso di cui ho parlato per quanto riguarda Gabby, per quanto riguarda Woody, per quanto riguarda Forky, che nasce dalla spazzatura, quindi in un certo senso ha una sua seconda chance di essere utile a qualche cosa, la seconda chance di Bo Peep, insomma la seconda occasione per tutti. Non c'è un'unica occasione nella vita, ma ci sono tante strade che ognuno può percorrere. Imparare a lasciare andare, questa è una grande lezione che Woody impara, che impara anche Gabby, che impara Forky, che imparano un sacco di personaggi, ed è molto molto importante come lezione da insegnare ai bambini, perché i bambini molto spesso si attaccano voracemente alle proprie cose, al punto da non volerle nemmeno prestare con la promessa di un ritorno, e invece ci sono dei momenti nel quale bisogna imparare a separarsi dalle cose per poter essere più leggeri, più felici, e per appunto dare una seconda occasione alle nostre cose. Infine, una cosa molto molto importante che passa attraverso questo cartone è l'importanza di essere speciali e unici, cosa che mi emoziona molto, perché attraverso questa storia di giocattoli noi capiamo l'importanza che ha ogni personaggio per il proprio bambino, per la propria vita, per la propria avventura, lo scopo che ha ogni personaggio in base alla sua storia. E ogni personaggio di Toy Story è unico e speciale a suo modo. Ed è importante che noi individuiamo le persone, che i bambini individuino le persone che per loro sono speciali, perché sono le uniche persone che effettivamente gli faranno vivere avventure, ma anche solo esperienze di vita,
assolutamente che si ricorderanno per sempre. Vorrei passare il messaggio che questa saga è stata davvero davvero importante per me. È una saga che lega e ha sempre legato moltissimo sia me che mio fratello. Li abbiamo sempre visti insieme. Lui è sempre stato molto più fanatico della saga di me. Ma comunque io la ricordo per questo motivo sempre con grandissimo affetto. Io sono sempre stata una bambina che giocattoli famosi non ne ha mai avuti, non ha mai avuto giocattoli costosi, giocattoli che andavano di moda. E questo mi ha fatto capire però crescendo l'importanza che ha appunto anche il giocattolo più insignificante, l'importanza che noi gli attribuiamo al giocattolo più significante e questo mi ha fatto capire il valore di ogni oggetto, anche gli oggetti che uso comunemente adesso, prima di acquistarne di nuovi, di buttarli. Via dicendo, io ne conosco il valore. In generale è una saga molto molto bella, rimane comunque una delle saghe più originali che io conosca, sia per quanto riguarda le tematiche, sia per quanto riguarda i soggetti protagonisti, ed è una saga che secondo me ogni bambino dovrebbe vedere per l'importanza di tutte le tematiche di cui ho parlato fino ad adesso. Ho parlato veramente tantissimo, ma vi giuro che questa è una saga che mi rimarrà per sempre nel cuore e spero di avervi allietato con questa recensione lunghissima e di non avervi annoiato troppo. Volete condividere con me e con tutti noi la vostra opinione per quanto riguarda questa meravigliosa saga Pixar, scrivetemela qua sotto nei commenti. E se mi sono dimenticata qualcosa oppure se non siete d'accordo su qualcosa, allo stesso modo fatemi sapere. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like di supporto. E se sapete che questa saga piace ai vostri amici, parenti, conoscenti o pensate che gli potrebbe piacere, condividete questa recensione su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale e tutto quello che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti, ovviamente anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con la Books Review del 12 ottobre. Invece il prossimo appuntamento con Cartoon Joe sarà il 22 ottobre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!